Oh, salve ragazzi, qui del 38, mi vedete? Oh, eccomi qua. Allora, siamo qui che c'è stata una patch di aggiornamento di She Will Punish Them. Abbiamo i minions, ragazzi. Abbiamo i minions, l'ho potenziato praticamente. Ho due minions potenziati, anche se è un po' buggato, raga, perché sono leggermente buggati. Vedete, sono un po' buggati ancora i minions, li hanno aggiunti da pochissimo. Cioè, allora, fanno sempre un settaggio nuovo dei minions, quindi ogni volta che metto dei minions già utilizzati in modelli e cose varie, poi li rifanno, li modificano, li sistemano, è un casino. Qui abbiamo quello che li vende. Per il momento abbiamo solo questo qui che fa cagare. Oggi siamo a fare una news di aggiornamento. A parte che ci sono un po' di news, un po' di cose, infatti ora esploreremo quello che ho portato. Mamma mia, infatti oggi abbiamo delle missioni da fare. A parte che hanno aggiunto un nuovo personaggio da sbloccare. Anzi, in realtà su due. Ci dovrebbe stare un'altra qui, non la trovo. Non c'è? C'era un'altra, c'era. C'era un'altra, non me la fa vedere più. Ah, devo fare prima le missioni. Ah, sì, dopo riesco a fare la 6. Poi la 7, dopo la 8, la 9. Per arrivare a qua, perché poi in realtà c'è una qui, ma la sblocchi solo se fai la 6. Sì, perché lo feci e me lo sono scordato. Allora, abbiamo il nuovo palazzo, vi faccio vedere, perché l'hanno aggiornato l'ultima volta anche con la patch dell'error. Intanto ho settato perché ci sono le mod, raga, e quindi puoi comprare oggetti a tema mod. Infatti guardate che figo, guardate che bello. Ovviamente puoi anche interagire tecnicamente, però non ci sono le pose, quindi c'è qualcosa che devo capire come funziona. Abbiamo quest'altro bel modello, è una cosa giapponese, però è troppo bella. Non so che cosa sia, però tutto a posto. E questa è la mia struttura. Madonna, come ho sistemato sto posto, bellissimo. Là ci sta la sala delle torture. Un po' scimpatico, scimpi. Saliamo, andiamo per di qua. Qua ho messo un po' di statue qua di là, perché mi piace tantissimo. Vabbè, questo è nudo, che se ne frega. Se io vado per di qua, sì, no, perché mi sa che là non si può passare. E infatti, ancora alcuni luoghi sono ancora non agibili. Se non sbaglio. Ah, ecco qua, però sì. Ah, il bagno tiene il carro armato, raga. Bellissimo, l'ho messo io il carro armato, che è qualcosa di boh. Mi piaceva troppo metterlo. Lo devo mettere da qualche parte. Poi spero che si possano spostare gli oggetti e spostare in altre abitazioni, perché forse in bagno un carro armato non credo che è la cosa migliore da fare. Vabbè, poi sopra ci sta. Qui ci sta le stanze da letto. Vabbè, ma chi se ne frega, cioè, simpatico, ciao. Allora, il nostro scopo è andare a fare qualche missione, anche con i minion, anche se i minion secondo me fanno una brutta fine, però, dettagli, bus. Sì. Allora, perché io tecnicamente mi conviene andare prima nella house qua. Uno direbbe perché? Perché se io mi rispotto e finisco una partita, praticamente succede che ritorno alla casa nuova. Invece no. Allora, facciamoci questo. Che già lo feci, però a quanto pare è stato riaggiornato e quindi lo devo rifare. Ecco i miei personaggi ripotenziati un pochettino, livello 16, 16, io 17. C'è qualche piccolo problema di personaggio. Scusatemi. Ah, ok. Si era, ecco, i bug, ecco, ora era praticamente in costu era, vabbè, non si era aggiornato i texture, vabbè, dettagli. Sì, ho fatto proprio tipi demoni, no? Mostri proprio, uno è di ghiaccio, uno è di fuoco, un altro è proprio un rettile, quasi, mezza rettile. Il prossimo personaggio che voglio sbloccare, voglio fare Angelica, proprio poi Angelica, senza la parola, Angelica. Ho un po' di personaggi, però mi conviene che mi seguite, per favore, follow me. E andiamo a combattere contro questi bestie qui. Vediamo. Hanno aggiunto nemici, quello che ho notato. Hanno fatto dei miglioramenti. Ecco, abbiamo dei minion extra, avete visto? Che devono ancora essere aggiornati bene, perché effettivamente hanno qualche piccolo problema. Sì, vedete, a me fa vedere un soldato scheletrico, ma non ho uno scheletro. Vedete, non ho scheletri, tengo un tank che combatte, quindi fa posto. Oddio, cosa cacchio sei tu? Cosa sei? Eri un'ombra. Senza problemi. E puoi anche sparire. Madonna, fuoco. Madonna,
Madonna quanti nemici affrontiamo. Sconfiggiamoli tutti. Beh, tecnicamente faccio una strada. Efficienti. Allora, sto gioco lo stanno aggiornando sempre di più e mi fa molto piacere, perché è un gioco che comunque non è niente di che in realtà, cioè, nel senso che è tranquillo. Oh, fermi tutti. Guardate bene, avete visto? Un personaggio di fasmofobia, raga, guardatelo. Guardatelo, un personaggio di fasmofobia. Bellissimo. È bellissimo questa cosa di free pose, soltanto che non credo che era questo quello che mi interessava, era far vedere. Oh, eccolo qua, raga, il paesaggio di fasmofobia. Bellissimo. Quindi vuol dire che sono, come ho detto io, sono stati prestati modelli di fasmofobia nel gioco. Molto bello. Pure l'animazione del movimento. Ma ci sta, raga, perché effettivamente in un certo senso, diciamocelo, i personaggi di fasmofobia e i ghost, i fantasmi, le entità sono un po' dei non morti in pratica. Ci sta che li hanno messi qua, guardateli. Sono dei parenti, come l'hanno chiamato? Fatemi vedere come l'hanno chiamato. Riper zombie, ok. Un Reaper. Ma quanti ne sono? È soltanto una versione? Che noia, volevo vedere quell'altro, la vecchia, volevo vedere un po' di cose. Oddio, cosa? Il Wiking, madonna, l'hanno messo veramente, hanno aggiunto mostri, che bello. Hanno aggiunto veramente nemici, ma che figata. Cioè, è bellissimo, hanno aggiunto nemici. Il gioco, vabbè, è quello che è, però ignorantissimo. Raga, venitemi qua, seguitemi, perché sennò qua non mi salite le scale, perché fate schifo. Infatti neanche io so salire le scale. Io sapevo che sarebbe la mia vita. E invece cosa sei? Un Wildingo? Ed è un Wildingo cosa? A parte che uno era proprio un troll, però. Comunque quel Wildingo. Cavaliere! Ho preso qualcosa. Ecco, lui voglio sbloccare con me. Io molti minion li voglio, molti minion figli. Cosa cacchio sei? Non lo so, ma ti ho ucciso, non ti sto a posto. Bellissimo. Allora, alcuni li conosco, però li hanno riaggiornati un pochettino, secondo me. Esteticamente parlando, sì, li hanno aggiornati. Ok, ho ammazzato, sì. Raga, è lui? E gli altri? Dov'è là? Oh, oddio, no, sei andato a morire male, aspetta. Contro lui non puoi competere, a parte che siete, tu sei nel tempo superiore a lui, però è meglio non rischiare. Togliamolo di mezzo, oh grande. Quanta roba, preso tantissimo. Madonna, sto giocando a more. Fatemi vedere dove siete. Ah, oddio, un altro. Ma quanto cacchio. Wedingo proprio. Quell'altro era Wedingo però con qualcosa addosso. Questo tu cosa cacchio. Blood mutant. Ok, sono mutante. Okay. Volevo solo capire. Oh, è andata benissimo. Sono stracontento. Oh, grazie. Bello, abbiamo fatto il 6. Sono stracontento. E in tutto ciò vediamo i nostri minion. I nostri minion sono di livello 4 ancora. Però dobbiamo curare un attacco questo. Ok.
Però dai, hanno combattuto discretamente bene, hanno guadagnato un bel po' di punti. Non c'è nessun altro nemico che posso fare. Ecco. Oddio, quanta roba, fermi. Questi cose ci servono per curare i minion, quindi ce li teniamo. Vendiamo tutta sta roba. Mamma mia, raga, quanta roba. No. E fido spazio. Vabbè, questo è con me. Prendi. Noi abbiamo un sacco di roba potenziata, quindi non dovremmo avere problemi, vedete? Noi abbiamo già un livello estremamente alto di materie. Questo è fichissimo. 42. No, ho 40.000, peccato. Però potrei forse prendere l'arma. Io questo sto cercando di livellare, arriva a 68.000 per prendere questa, che fa un male cane, ragazzi, si vede proprio. Quindi non vedo l'ora. Vabbè, intanto stiamo salendo il livello, raga, dobbiamo cercare di arrivare a un buon livello. Intanto salvo sempre. Sì, perché questo è un gioco che è meglio salvare. Assolutamente. Ok, andata. Mo dovremmo andare a fare il 7 qui. Qua c'è pure il 12, quindi ci facciamo il 7. E dobbiamo farlo, ragazzi. Ci tocca farlo. Andiamo. Tanto sicuramente i nostri minion moriranno tantissimo. Oh mio Dio. Voi seguitemi perché meglio così. Sì, perché così livelliamo, raga. Dobbiamo livellare per forza. Dobbiamo arrivare almeno al 20. Ok. Bella. Sì, devo far livellare anche gli altri, quindi. Ok. La mia impressione è che sono conficcato con qualcosa. Mamma mia. Oddio, cos'è quello? Oddio, bellissimo. Sì, è vero, questo muore molto. Volevo fare la schivata, ho sbagliato. Bella. Guarda come vai addosso, che caldo. Dovrei stare caldo. Prendiamo qualsiasi cosa che sono soldi, cioè materiali per vendere subito tutto. Però quanta roba. Dai, vediamo un po'. Dobbiamo potenziare un po' i minion, raga. Uno mi dirà perché? Perché potenziando i minion, le difese, le cure, la vita si facilita. L'unico modo per potenziare, ragazzi, è i minion è livellare i nostri personaggi che danno che tutti i bonus a tutti i minion che abbiamo. In questo caso abbiamo i minion proprio nostri. No, ma io sto contento che ci possiamo usare anche oltre le succubi di base, abbiamo anche i minion di supporto. È troppo bello come cosa. Ma non c'è nessuno, non è possibile che non abbia più nessuno da affrontare. Mi sento triste. Oh, vai. Ciao! Mi sentivo triste che non posso affrontare più nessuno. La miseria. E la Madonna, mi sono spaventato. Possiamo ascoltare tutte le sue. Intanto sconfiggo il tuo, poi pensate agli altri. Alla faccia il boss fight, raga, dai, è stata una passeggiata. È appena morto uno dei nostri guerrieri, quindi tutto a posto. Cosa cacchio? Oddio, cos'è quella cosa lì appeso? Bellissimo. Un piccolo bug simpatico. Simpatico. Gli altri stanno là a combattere.
Bellissimo. No, comunque hanno migliorato le prestazioni. Avete visto pure il miglioramento dei potenziamenti delle mie strutture. Peccato che abbiamo perso il nostro minion che è morto praticamente. Però lo portiamo in vita, tiè. Questo se lo curo si bugga. Quindi non lo faccio. Ecco, devo fare tutto il giro. Ah, si è già buggato il mio amico. Ok, allora a sto punto lo curo. Tanto già è buggato, cioè del tipo è scomparso mentre lo volevo curare. Hai visto? Basta che lo clicchi, si bugga. Vabbè, andiamo. Questo, vabbè, è normale. La patch è uscito da pochissimo. Cioè, pochissimo nel senso che mo quando uscirà il gioco già è stato aggiornato da un po'. Si vede proprio che io comunque uso il gioco proprio per livellare come si gioca per... come dovrebbe effettivamente essere giocato il gioco. Sparisci. Ancora. Madonna quanti nemici. Dov'è il boss fight? Sono troppo curioso di affrontare il boss fight. Oddio, uno nuovo! Ti voglio sconfiggere. Sconfitto malissimo. Vabbè, tu sei il da re elite di tutto, quindi non sei manco il boss fight, quindi puoi anche sparare. Mamma mia che casino che ho fatto. Abbiamo tecnicamente sconfitto tutti. Madonna raga, qui abbiamo fatto una strage. E quasi, c'è ancora gente qua. Eliminiamola. È andata, è stata sconfitta. Perfetto, andiamo lì che ho visto che c'è roba. Voi non immaginate quanto abbiamo guadagnato. Sì, torniamo immediatamente dove dobbiamo tornare. Ok, non mi interessa neanche un po'. Ok. Sì, questo mi serve per sicurezza per i minion, però non è che mi interessa. Che cacchio era? Un elmo questo coso? No, ma no, che tristezza. Madonna raga, abbiamo venduto un sacco di roba. Fantastico. Beh raga, abbiamo fatto una bella partita secondo me. Un 60. Aspetta. Sì. Oh, dove sei? Ah, ecco. No, non è lo stesso. No, invece sì. Ah, vedete, è diverso, che non è da 180. Vedete, infatti, no, io voglio quello da 180. Ok, i prossimi saranno tra questi, quando quelli che esce come prossimo, raga, lo preghiamo. Bene, raga, la stacchiamo qui al prossimo video, qui del 38, passo e chiudo. Bella, raga.